Ciao a tutti. Ok. Lui è il papà e voglio fare... E lei è la figlia. Io volevo fare veramente, l'ho tipo costretto a fare il video che ho fatto con mia mamma. Dato che mi avete chiesto in tante, fallo anche con tuo padre. Eccoci. Allora, se sentite un pulcino, non è un pulcino, ma è... il cagnaccio. Sì. Brio, che mi chiedete sempre come sta. E farò un video anche con lui. Iniziamo. Allora, lui non sa le domande e non ha visto il video con mamma. Lui non vede i miei video perché lavora sempre, quindi non li vede. Certo. Cosa si perde? Allora, qual è il mio soprannome? Cappalicious. Però in generale, non del canale. Cricri. Sì. Poi? Basta. Basta, sì. Cristi. Cristi, sì. Vabbè. Colore preferito? Viola. No, non voglio il viola, che dici? Il nero. No, posso... perché mi è messo sempre di nero. No. Il rosso. Tutti li dici. Gialla, arancione, marrone, celeste. Non la ze... Blu. Ok. Qual è la parte del mio corpo che non sopporto? I fianchi. E? Sedere. No! Denti. I denti, sì. Che presto li farò. Elenca gli sport che ho praticato. Nuoto. No. Fine. No. No, come no? Quando mi hai segnato qui davanti. Che cos'era? Tiro con l'arco? Sì. Poi ho fatto equitazione, ping pong, tutto. Elenca i nomi dei miei più cari amici. Alessia? Sì. Francesco? Sì. Lorenzo? Sì. Ma ti stai dimenticando le due più importanti. Maria Elena? Sì. E? Maria Elena e? L'hai nominata pure oggi. E chi? Selvaggia. Ciao Pur! Che mi segue sempre, al suo sempre, contrario. Sempre. Ok. Quali sono? Ti sei comodo? Certo. Certo. Quali sono... stavo cadendo. Quali sono le ragazze che seguo di più su YouTube? Nicole? Sì. Clio? Sì. Però gli altri non li sai. No, non me li dico. Perché più che ragazze seguo Yotobi, gli Hmet, Dario Moccia. Io Ciccia Mette. Ciccio? Scusa, Mert, se guardi il video, però lui non lo sa. Cioè, non guardi i miei, figurati gli altri. Va bene. Do sbriga. Mio, dolce o salato? Salato. Non è vero niente. Come? La Nutella è finita. Mezzo chilo di sale sui pomodori. Però la Nutella poi... La Nutella un chilo al giorno. Esatto. 8. Le mie più grandi paure. Di che cosa ho paura? Secondo te? Del buio. Sì. Della muerte. No, perché in spagnolo? Non so te. Dei ragni. Ah, i ragni. Delle meteoriti. Meteoriti, gli tsunami. Che poi ostia non vengono, però ho paura. Ok, l'interrogatorio. Sì. Settimo grado. Sì. Avanti. Vado avanti un altro. Vabbè. Se potessi esprimere 3 desideri, quali esprimerei? Esprimerei? Io ho cambiato le domande, boh, certo. Non mi ricordo. Che ne so? Che ne so? Secondo te? Io, io. Devi farti i denti? Mm-hmm. Essere più alta di 20 cm? Sì. Oh, c'è stato e la terza non la so. Ma sinceramente manco io. Boh. Poi? Da quanto tempo... Questa è bella, Da quanto tempo sono fidanzata barra sposata? 0. 0. 0. Non neanche a dire sei single, no, non è fatto. 0. Ok. Bene. Single. Che materia ho odiato di più a scuola? Ce n'erano 2. Matematica? Sì. Chimica? No.
Fisica. No. Religione. Religione. Italiano, ma te... non lo so. Latino. Latino, volevo dire la latino. Ricordi la professoressa? Salve, adesso sono qui. Che lavoro volevo fare da piccola? Che lavoro volevi fare da piccola? Te lo sto chiedendo io. Ah. Non lo so, non mi ricordo. La cuoca, ti ricordi? La cuoca. Vagamente. Vagamente. Quanti iscritti ho più o meno su YouTube? Cosa te lo dico? Quasi 50.000. Sì. 14. Un mio pregio e un mio difetto. Sì, buono. Difetti... Inizia con quelli, capito? Tanti. Uno. Uno solo. Disordinata. Ok, vero. Tanto disordinata. Sì, ok, non estremamente. Non infierire. Paurosamente determinata. Determinata nell'essere disordinata. È positivo. Lato positivo, sei determinata. Beh, se l'è cavata così. No, dimmi un altro, scusami. Determinata in cosa? Determinata, decisa sulle cose che devi fare. Esatto. Sei in diretta, non è vero? Video. Yes. Allora, 15. L'ultima. Dai, sei fortunato. Un aneddoto di quando ero piccola. Questo l'ho aggiunta io perché ovviamente l'ho aggiunta io. E ho una cosa buffa di quando ero piccola. Una cosa buffa. Una cosa buffa che quando un periodo che parlavi tutta che mi dà la cioccolata. Davvero? Sì, sì. Come no? Io c'ho i filmini di quando ero piccola. Se volete, dato che molte lo fanno, vi metto degli spezzoni di quando ero piccola. Va bene, metti uno spezzone di quelli lì. Però non in questo video, un altro. L'interrogatorio è finito? No, me l'è venuto in mente, no? A me l'aneddoto, tipo, che ti dicevano, perché io non vado a scuola da tanti anni, perché non ho 16 anni, ma ne ho tra una settimana... 15! Dietro! No, 24! Ok. Quindi, mi è venuto in mente, che ti dicevano i professori quando andavi a parlare con loro? Dimmi, perché io non studiavo? Tipo quello di matematica, raccontiamo. Intelligente, ma non ci mette impegno, potrebbe fare meglio, la segua di più, la manda a ripetizione. Quella di latino? Quella di latino è una tragedia. Allargava le braccia. Diceva carpe diem. L'aquilone diventava perché era talmente diceva grossa. Diceva carpe diem. addirittura. No, quella la odiavo. Pensa se le nipoti mi seguono. Ma tanto non saranno mai chi è. Sì, il video è finito. Meno male. Sei andato bene. Grazie. Quanto mi dai di punteggio? di punteggio sono 15. Togliendo l'aneddoto perché non devi indovinare niente. 14. No. La 6, quella di chi sei buono, vabbè. Vabbè, ti do un bel 9, dai. 9 più. Grazie. Sei andato meglio rispetto a mia mamma. Bene, saluti a tutti. Così saluti. No, Pacetto. Il video è finito. Il video è finito. Chiudi tu, chiudi tu. Chiudi tu, chiudi tu. Come stai? Come stai? Tutto bene, tutto bene. La canzone da Albano e Romina Power. Ma davvero? Sì. Non lo sapevo. Giuro. Chiudi tu il video. Vediamo come chiudi. Chiudo io.